Allora, Fedem è un gruppo bancario che sta facendo tanti, tanti progetti e servizi online, no? Però è anche un gruppo che rimane molto radicato nel territorio. Voi ce l'avete nel vostro mondo. Ci racconti un po' come questa dualità poi si è tradotta nei requisiti di business, nel progetto di digitalizzazione del comportamento? Guarda, allora, noi siamo partiti, no, noi eravamo già in Genesi con la soluzione da prima periodo, che si ricoprisse solo per quattro ore, e a un certo punto avevamo un'esigenza abbastanza semplice di breve periodo, che era quello di dire che abbiamo bisogno di una soluzione che sia prima di tutto assoluta, perché come hai detto, che dicevi tu, uno degli aspetti secondo me che è importante con una soluzione come la nostra è la stabilità anche nella relazione con il cliente, che io chiamo il contestante, io entro in contatto con te, nel momento in cui il contestante è importante, mi aspetto che qualcuno dall'altra parte ci sia. E quindi la prima necessità è che l'infrastruttura necessaria per questo contatto funzioni sempre comune. Dall'altra parte, noi questa opinione di gente IT, anche se in generale è legata un po' alla cultura che abbiamo in azienda, volevamo sgravarci di tutte quelle che le attività che secondo noi hanno un valore aggiunto limitato. Noi siamo una realtà comunque media, medio piccola, di certo non grande, e perciò dobbiamo contenere meglio le nostre risorse, anche dal punto di vista appunto dell'impegno dell'IT. E quindi l'idea è che abbiamo una soluzione che ci permette di focalizzarci sulle cose che per noi sono più importanti, che sono appunto evolvere e migliorare il servizio verso di noi. Questo era quello che cercavamo nel breve. Poi però abbiamo anche una visione di medio e lungo periodo. Noi crediamo molto sulla tecnologia cloud, perché secondo me sarà la strada per tante cose, non dico tutte, ma sicuramente importante, ma soprattutto crediamo molto un approccio open. Tu hai citato innovazione, per noi l'innovazione è aprirsi a chi ci può dare una mano nel migliorare, nell'innovarsi. Pensare che tutto possa venire dall'interno è un po' più sbagliato. E quindi uno degli aspetti per noi fondamentali era dotarci di una soluzione che ci permettesse nel futuro di portare novità, nuove cose, o attraverso la crescita del prodotto, cosa che ci aspettavano e ci aspettiamo tuttora, ovviamente, che siamo nel continuo, oppure integrandosi o potendo fornire di servizi che altri ci danno. Questo in generale è un po' l'approccio che abbiamo nel verso l'innovazione, quindi da qui la scelta di andare verso la posizione cloud è stata legata proprio al fatto di dire crediamo che domani ci possa garantire l'opportunità di fare anche cose che oggi non abbiamo in mente, ma che arriveranno e noi saremo pronti, o vorremmo essere. Certo, no, molto interessante. Tra l'altro, parlando di innovazione, visto che tu parlavi di innovazione, la nuova piattaforma cloud so che ti ha dato la possibilità di iniziare con quel modello, no? Human digital, mi riferisco all'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale, bot, chatbot, voice, eccetera. A che punto siete di questo percorso? Allora, noi su questa tipologia di tecnologie ci crediamo da un po', perché abbiamo iniziato a sperimentare e utilizzare già da qualche anno. Credo che oggi ci stiamo spingendo più avanti, stiamo facendo cose, niente di impossibile, però secondo me nel nostro mercato stiamo spingendo la soluzione per gli avanti. Non crediamo in un mondo full digital, ancora perlomeno, quantomeno per la nostra realtà, poi magari questo ne parliamo anche dopo. Noi crediamo in una realtà in cui l'essere umano sia ancora centrale, anche perché noi abbiamo una clientela che ce la chiude, quindi non possiamo dirlo. Crediamo però che queste tecnologie ci possono aiutare a ottimizzare o potenziare quello che è il nostro essere umano. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo introdotto, siamo partiti sul mondo voicebot, evolvendo i VR, automatizzando dei processi, abbiamo introdotto già da qualche anno quello che stiamo evolvendo diversi chatbot, stiamo fornendo ai nostri operatori degli strumenti per aiutarli a servire il cliente, però sempre con un obiettivo molto chiaro, che è quello non di sostituire l'uomo con la macchina, ma quello di far sì che l'uomo abbia più tempo per servire l'altro uomo. Questo è, dal nostro punto di vista, un aspetto fondamentale, tanto che anche il nostro modello di gestione di stare da remoto con delle persone, con delle colleghi che
mantenendo la centralità del personale, questo è il fondamentale. Senti, so che è sempre complicato, no, parlare di impatti e di numeri, ma riesci a darci un po' un'idea di quali sono stati poi gli impatti di business introducendo queste? Perché sai, la domanda spesso è, sì, lo faccio perché è il gadget, come diceva Daniel, o lo faccio perché ci sono delle ragioni di business dietro? Visto che voi l'avete fatto, riesci a farlo? Allora, secondo me le ragioni di business ci devono essere. Poi il business di efficienza, maggiori ricavi, miglior customer experience o tutte queste cose insieme, però ci deve sempre essere, se no la sperimentazione fine a se stessa si vede interessante, proprio in questo momento non è il nostro obiettivo. Qua ci sono qualche numero, allora noi siamo partiti facendo i nostri VA, quindi abbiamo analizzato come inserimento un voice, poi ci sono passati dal classico 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, quindi cosa hai bisogno, poi la macchina in strada, correttamente in strada, la chiamata sulle varie cose, quindi siamo appunto i voice, poi i numeri che vedete sono i primi 12 mesi, quindi abbiamo gestito circa quasi 1.200.000 chiamate e nell'89% dei casi queste sono state indirizzate correttamente. Quello su cui stimola il ragionamento è l'effetto per il cliente, cioè noi non condizioniamo il cliente a capire come abbiamo ragionato nella nostra organizzazione di VA. Anche questo ovviamente, quando io sono un cliente, che mi capita di essere molto spesso verso altri servizi, questo per me è atroce. Il tema è chi dimmi qual è la sua esigenza, poi sarò io ad indirizzarti correttamente o a provarti. Questo porta efficienza, ma porta un'esperienza cliente migliore, porta minor tempo, perché un ramo sbagliato vuol dire nella migliore delle ipotesi fare la cosa, nella peggiore, fare buonanotte. Da qui ci siamo spinti un po' oltre, allora abbiamo detto ok, però ci sono casi in cui probabilmente il cliente ci chiama solo per avere un'informazione. Ha senso farlo aspettare che un operatore parla, la risposta ovviamente no. Motivo per cui, vedete, internamente le classifichiamo diverse per questione tecnica, però la logica è molto simile. In 2 mesi e mezzo abbiamo gestito 4.000 interazioni full self. Il nostro voice comprende di cosa hai bisogno e ti rispondo. Ok, perfetto. Per i soldi che usano monocode, 24x7, non aspetto che mi finisca la macchina, non sbaglia, eccetera, eccetera. E sulla stessa strada abbiamo automatizzato alcuni processi. Caso, per chi è cliente, ma è abbastanza noto, o se non è noto, se state attenti, deve poterlo chiedere cose spiacevoli, metti un white list, la mia carta di credito quando vado all'estero. È inizialmente un fenomeno che succede molto compatto, perché la maggior parte dei clienti sono in vacanza, famiglio chiama e lo vedo a casa d'agosto, oppure all'ultimo momento sono in viaggio, sono in aeroporto, domenica e sabato, eccetera, eccetera. In realtà il processo è anche molto semplice, quindi metto che automatizziamo. In questo modo abbiamo in poco tempo, appunto, esteso 24x7 il servizio, non esistono più code, funziona sempre. Ed è stato un modo per differenziare il canale di interazione, tornando a quello che veniva detto prima. Noi la stessa funzione ce l'abbiamo anche sull'applicazione mobile, però alcuni clienti preferiscono usare l'applicazione mobile. Altri clienti, forse un po' meno digitali, con l'applicazione mobile sono più difficili, preferiscono passare dal telefono. Stessa cosa, stessa funzionalità, però targetizzata in funzione della customer base, che è differente. E anche in questo caso, questo è uno degli esempi, poi ne abbiamo altri, circa 10.000 casi in 6 mesi li abbiamo gestiti. Riassunto, per noi si traduce con circa 2 FTE l'anno. 2 FTE che noi abbiamo preso, tra virgolette, e inserito nella nostra filiale virtuale. Quindi, dove è il caso di business, che io ho 2 persone che invece di fare assistenza fanno sviluppo commerciale o gestione commerciale dei clienti, da remoto, fanno tutti i clienti, eccetera. Allora, tu parlavi di diversi canali di funzione, l'app mobile, questa filiale, questa filiale digitale, eccetera, quindi al di là poi delle ottimizzazioni, il processo di digitalizzazione mi ha consentito pure di ragionare più ad ampio spettro su quello che è il customer journey, no, del cliente che incontra Telegram. Ci puoi raccontare un po' meglio questo? Allora, come dicevo prima, noi siamo convinti, poi anche questa è una cosa
commerciale che è importante, che è fondamentale, che ai nostri clienti piaccia, che lo chiedano, e quindi che sia bisogno di più canali digitali, diciamo. Però siamo anche consapevoli che se noi pensiamo alla nostra clientela, non siamo all'identità, non siamo revoluti, dobbiamo pensare che abbiamo di fronte, che abbiamo anche persone che digitali lo gestiscono fino a un certo punto, che vogliono sentirsi ascoltati, che vogliono avere supporto. E quindi è un po' il nostro modello, che dicevo prima, ibrido. Cioè per me la cosa fondamentale è l'integrazione tra quella che è la rete classica, il banco più tradizionali, con quelli che sono canali che ti permettono di interagire da remoto. Questo perché? Perché è chiaro che l'abilitazione da remoto e l'abilitazione in self, l'utilizzo di questi canali migliora la vita dei clienti. Non devo andare per forza filiale, perché semplicemente è sotto gli uffici, ma non ci vado mai, anche perché semplicemente sono un pianista. Però perché riesco a fare più civile, non riesco a fare più. E quindi noi ovviamente queste cose le dobbiamo dare. Però dobbiamo anche capire qual è il giusto limite. Faccio un esempio, mondo multi, processi multi tendenzialmente un processo complesso. Un processo complesso sia perché ha diversi step, non è sempre molto lineare. Per tanti clienti un processo emotivamente critico, perché per molte persone fare un impegno molto grande. E quindi l'idea di creare un processo completamente digitalizzato di questo tipo di stress, secondo me non funzionava. Però torniamo al ragionamento di prima, c'è anche tanto scambio, cliente, banca, documentazioni, tante fasi. E allora obbligare il cliente a venire in banca, in filiale, tante volte migliorare delle filiali è qualcosa di radicante, e quindi è un servizio peggiore per la clientela. Quindi abbiamo messo in piedi quello che ne chiamiamo un centro, che è tendenzialmente un team di persone che governa tutto il suo remoto, interagisce con il cliente tramite un'applicazione, quindi il cliente in realtà vede un workflow nel quale inserire dati, fare appunto documenti, accettare, insomma, quindi tutta la pratica del cliente, interagisce sempre con una persona a supporto, quindi in realtà l'applicazione aiuta nella navigazione del processo, magari dall'altra parte qualcuno che mi dà una mano, che posso chiamare se ho bisogno, che mi spiega le cose quando qualcosa non va, eccetera, eccetera. E quindi vado a, diciamo, superare il limite della presenza fisica senza però rinunciare al valore della consulenza. Un approccio simile l'abbiamo portato anche su quella che è la nostra filiale attuale, che sono persone che gestiscono clienti in modo simile a quello che sarebbero i gestori, che sono le filiali più tradizionali. La differenza è che non ti obbligano a venire in filiale, ti danno degli strumenti per agire da remoto, ovviamente puoi interagire con loro, con tutti i vantaggi, insomma, che questo ci dà. E poi c'è invece per tutta la clientela, diciamo, chiamiamola più smart, perché preferisco fare sulle cose da sé, stiamo avviando tutta una strategia di detezione di sistema di tassi, perché ci sono anche queste persone, quindi è sempre trovare un po' il giusto equilibrio, cercando di capire chi sia di fronte, perché ripeto, una realtà come la nostra hai di fronte è molto variegato, cioè dalla persona anziana al ragazzino, alla persona molto tecnologica, alla persona poco tecnologica, e devi trovare il giusto ecosistema per servire tutti. Ma molto, molto, molto interessante. Io invece avrei una domanda per te, Daniele. Tutti i data è il sistema integrato che ha aiutato a creare tutto questo percorso. No? Cosa significa tradurre in tecnologia, poi il business che ti racconta Lorenzo e quali sono state anche i challenge e le motivazioni invece di successo del progetto. Allora, sicuramente tradurre quella di business in tecnologia vuol dire in primis comprendere correttamente quelli che sono gli use case e diciamo, le cassinazioni che andiamo a implementare. E questo per cui è stato anche uno dei elementi vincenti, perché siamo posizionati non solo come sistema integrato, ma diciamo più come advisor a tutto tondo, unendo quelle che sono le competenze tecniche con quelle di business, e questo per consentire di supportare creare in modalità end-to-end. Abbiamo svolto degli business workshop insieme al business e team, in modo da andare a definire insieme quelli che erano business case e anche la roadmap evolutiva.
un altro dei momenti vincenti sicuramente è stato l'utilizzo dei nostri innovation lab, quindi questo ci ha consentito di andare a sperimentare, testare, valutare e fare capabili prima di andare a mettere in campo, e questo insieme all'approccio agile che utilizziamo, che ovviamente la vedete sicuramente ci consente di essere molto rapidi e efficaci per tradurre in tecnologia quelle che sono le modalità di business. Da ultimo, sicuramente il tema di competenze, siamo stati i primi a credere l'uso di Cloud, quindi abbiamo formato diverse persone su questa tecnologia, e questo ci ha consentito prima di accompagnare Credem nel passaggio da on-prem al cloud e poi l'attuale progetto di evolvere la piattaforma cloud, andando quindi a implementare le nuove capabilità, anche qui sfruttando e massimizzando al massimo la piattaforma, riducendo quindi il time to market. Come principale criticità, che essendo quel mondo bancario molto normato, molto regolato, soprattutto per quanto riguarda il cloud, questo ha aggiunto qualche difficoltà. Bene. Allora, Lorenzo, io solo un'ultima domanda per te, poi questa è una domanda ricorrente che faremo a tutti i clienti che hanno deciso di condividere la loro storia qui con noi oggi. E il nostro evento si chiama The Future of CX. Come vedete il futuro della customer experience in generale in questo mercato e in particolare per la nostra cosa? Allora, come lo vediamo, la domanda è complessa. Però, secondo me, che abbiamo visto prima molto calzante, perché io vedo proprio lì la chiave. Sempre più i clienti interagiranno con la banca su diversi canali, la banca, sulle diverse tipologie. Sicuramente i punti di contatto saranno diversi. Io mi aspetto che continuerà a esserci differenziazione di servizi sui diversi canali. Non credo al fatto che dappertutto devo poter fare tutto questo, non ha senso. Però la vera sfida è fare sì che questi canali tra loro si parlino. Che nella realtà è molto complesso, molto più di quello che può sembrare. Io sono un team perché ho parlato con il mio gestore nel momento in cui siamo al contact center, mi aspetto che loro lo sappiano. Se ho avuto se ho fatto un'operazione, ad esempio, se ho provato a comprare una carta di credito di professione da Valentina, mi aspetto che io contatto il contact center o il mio gestore digitale, questi lo sappia. È chiaro che gestire tutti questi canali in modo coerente, in modo corretto, sarà la vera